e la messa di mezzanotte, abbiamo ascoltato un annuncio di gioia. Oggi vi è nato il Salvatore, che è Cristo Signore, così diceva l'angelo ai pastori di Betlemme. E aggiungeva: questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. L'oggetto di questo annuncio, di questa gioia, è la nascita del Salvatore. Ma quello che ci sorprende è che questo Salvatore si presenta a noi nelle vesti e nella condizione di un bambino appena nato, un bambino piccolo, fragile, bisognoso di accoglienza e di cure, bisognoso di affetto, come ogni bambino che viene a questo mondo. Questo è il paradosso della fede cristiana, che si fonda su questo evento. Questo è il paradosso del mistero di Dio, che si manifesta a noi appunto nelle vesti di un bambino. La pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato è il prologo dell'Evangelo di Giovanni, cioè l'introduzione di questo Vangelo. Si tratta di un inno della prima comunità cristiana, un inno ricco, denso, evocativo. Possiamo dire che quest'inno è la sintesi della vita e della missione di questo bambino che nasce, ma anche chiave di lettura dell'intera storia umana. Possiamo dire che questo Vangelo è risposta a una domanda mai esplicitata in un modo concreto. E la domanda è: chi è questo, realmente questo bambino che ci è stato donato? Questo bambino di cui si dice che è il Salvatore. La risposta della comunità cristiana, contenuta proprio in questo inno, ci porta al di là, al di sopra dell'evento del Natale, e ci dice che il bambino che ci è stato donato è il Verbo di Dio, cioè la parola eterna e la sapienza di Dio, è Dio stesso, il Figlio di Dio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Dicevo che l'Evangelista ci porta in alto per contemplare questo mistero di relazione, di amore di Dio. Il Verbo, parola eterna, che è rivolta verso Dio in un dialogo d'amore eterno, da sempre. In principio. Questa espressione, in principio, non ha tanto la valenza di un ordine temporale, quanto piuttosto il significato è quello di dirci qual è il fondamento di tutto. Il principio è la sorgente di tutta la realtà, sorgente della vita e di ogni cosa. Ecco, a fondamento della vita e di ogni cosa c'è la parola, cioè il Verbo, l'azione di Dio. La parola che realizza tutto ciò che dice. Infatti, tutto è stato creato per mezzo di Lui, ci dice ancora questo inno. E ancora ci viene detto che Lui è la vita. Lui è
la luce degli uomini. È una luce vera, una luce però che non abbaglia, è una luce tenue che riscalda il cuore di quanti lo accolgono, il cuore di ogni uomo, di ogni donna che si lascia illuminare nelle gioie della vita, nelle pene, nelle difficoltà, nei momenti di festa. È una luce che dà senso, chiarore e significato ad ogni momento ed espressione della vita umana. E al centro di quest'inno troviamo l'affermazione centrale di tutto il racconto. E il Verbo si fece carne. Il Verbo che è potenza creatrice, che è luce, che dà vita, in un momento preciso della storia, quando a Roma dominava, governava l'imperatore Tiberio Cesare e in Palestina governava Erode, ecco, in un momento della storia il Verbo si fece carne e gli venne dato il nome Gesù, che significa Dio e salvezza, Dio e Salvatore. Si fece carne vuol dire si fece uomo debole, fragile, uomo mortale, soggetto ad ogni limite umano, come ciascuno di noi. Gesù quindi è realmente un uomo come noi, è uno di noi, compagno del nostro viaggio e di tutte le nostre disavventure umane. E l'Evangelista ci dice ancora che Gesù nella sua carne, cioè nella sua umanità debole e fragile, ci mostra e ci dona la gloria del Padre, cioè il suo amore incisivo, gratuito, la sua presenza operosa e pesante, cioè una presenza che ha consistenza grande, una presenza che coinvolge e si coinvolge nella nostra vita. Gesù ci mostra ancora la gloria e la verità del Padre. La gloria, cos'è questa gloria? La tenerezza, la misericordia, la compassione di Dio. E la verità è il suo amore fedele, un amore che non si ritrae, non si contraddice, mai si tira indietro, ma si dona sempre e comunque. Durante il processo di fronte a Pilato, Gesù dice: io per questo sono nato, per dare testimonianza alla verità. Io sono nato per dare testimonianza, cioè all'amore fedele di Dio. Ma Pilato non comprende queste parole di quel condannato. Gli dice, risponde: ma che cos'è la verità? E va avanti. Il prologo del Vangelo di Giovanni, che stiamo riascoltando, meditando, si conclude con un'espressione solenne, che possiamo dire che ci mostra il programma della vita e della missione di Gesù. Dice così l'Evangelista: Dio nessuno mai lo ha visto. Il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato, ce ne ha parlato, ce lo ha manifestato. Ecco, la vita e la missione di Gesù è rivelazione, manifestazione del volto e del cuore del Padre. Volto e cuore del Padre che vuole entrare in una relazione con noi, che vuole fare alleanza con noi. E noi siamo interpellati da questo.
questo evento, da questo mistero che ci viene rivelato dal Natale del Signore. Di fronte al figlio che nasce, Dio si manifesta a noi e ci dice che siamo chiamati a fare una scelta. O lo accogliamo o lo rifiutiamo. Venne tra la sua gente, ma i suoi non lo hanno accolto. Così dice l'Evangelista. Ma subito dopo aggiunge: a coloro però che lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Questo è il sogno di Dio, che ogni uomo, ogni donna diventi figlio suo nel Figlio. Ma la realizzazione di questo sogno passa attraverso la nostra responsabilità, attraverso le nostre scelte. Il sogno di Dio passa e posto nelle nostre mani. La decisione e la scelta, la decisione che è quella dell'accoglienza, appunto, o del rifiuto. Vogliamo allora questa sera, in questa sera del Natale, accogliere il Signore che viene, il Signore che ancora nasce in questo mondo, perché Lui non si è stancato di questo mondo, di questa umanità così contraddittoria, così violenta, così distratta. Lui non si è stancato, ma nasce, viene, ci visita, si coinvolge e ci coinvolge, dice. Accogliendo Lui vogliamo imparare ad accogliere anche gli altri, anche chi è diverso da noi, diverso per il colore della pelle o per la religione o per la cultura. Vogliamo imparare a costruire con tutti rapporti di pace e di solidarietà, così che nel nostro quotidiano tutti possiamo vivere giorni di serenità e di pace, giorni di speranza e di amicizia autentica. Se accogliamo il Signore, se ogni giorno impariamo ad ascoltare la sua parola, impareremo a guardare la vita, gli eventi e ogni persona con occhi nuovi, con occhi illuminati da Lui. Se accogliamo il suo Vangelo, impareremo, come ci dice San Paolo, a vivere in questo mondo i nostri giorni con sobrietà, con giustizia e con pietà. Cioè impareremo ad abitare questo mondo con lo stile suo, con lo stile del Signore, che si è fatto bambino, dicevo, per essere accolto e per insegnare noi a diventare bambini, cioè a diventare uomini e donne capaci di fidarsi di Dio, che è il Signore della vita, e di fidarci, di dare fiducia gli uni agli altri, perché impariamo a costruire una comunità, una umanità che sia realmente alleata con il Dio della vita, con il Dio dell'amore, con il Dio della speranza.